Siamo adesso collegati con Alessandro che sta seguendo Pro Settimo oltre Po Voghera per il girone A. Gli lasciamo la linea. Dicevamo, 19° della ripresa, settimo torinese, calcio di punizione nell'area di rigore della Pro Settimo in favore dello Zero Voghera, il punteggio è di 1-1, determinato nel corso dei primi 45 minuti, gol di Poesi dell'Oltre Po Voghera che ha sbloccato il punteggio alla mezz'ora, del 42esimo ha pareggiato invece Dalla Costa per la Pro Settimo. Seguiamo in diretta questo calcio di punizione a 2. Decretato dall'arbitro Cascella di Bari in favore dell'Oltre Po Voghera, siamo dentro l'area di rigore della Pro Settimo, c'è stata una gamba tesa, gioco pericoloso, l'arbitro non poteva probabilmente concedere giustamente il calcio di rigore, invece ha concesso questo calcio di punizione, tutta la Pro Settimo va in pratica in barriera quasi per questo calcio di punizione, sulla palla c'è Maugeri, c'è Daniello, parte il tiro sulla barriera, direttamente ha respinto, la Pro Settimo sì. Salva, riprende ancora Baraldini che era stato ammonito in precedenza, pallone al centro dell'area di rigore, sta per essere servito Poiso di testa e poi Panigrada, il gioco è nuovamente fermo, 21esimo di gioco della ripresa, Pro Settimo 1 Oltre Po Voghera 1 per i gol di Poesio, vantaggio rossonero alla mezz'ora del primo tempo, il pareggio della formazione torinese al 42esimo, sempre nel primo tempo è tutto. Perfetto Alessandro, grazie, ci risentiamo con te a fine partita per un breve commento e il risultato finale. Benissimo, allora vi rilascio di nuovo alla musica, un attimo e saremo di nuovo in diretta con i campi. Torniamo in diretta dai campi, siamo collegati con Belluno per Belluno Mezzocorona, parliamo di girone C, la linea al nostro corrispondente Joe. Buonasera, buon pomeriggio a tutti, ecco Belluno sempre in vantaggio 1-0, partita del Belluno, sono un attimo risvegliato ma devo cercare il raddoppio, non ce la fa, comunque sta attaccando Mezzocorona, niente di che, prova a reagire in qualche modo ma niente, nessuna occasione nitida per il pareggio. Abbiamo detto i risultati, Montana Fredda, dai, Albignano Triestina 1-1, ha pareggiato la Triestina con Ivo Pezzi su rigore. Padova Mori 1-1, pareggio del Mori da poco, quello di Città Maiviata, però Union Pro 1-2 per Union Pro, Giorgione Fontana Fredda 0-1 per il Fontana Fredda, Gras Alto Vicentino 1-3 per l'Alto Vicentino, Legnago Montebelluna non pervenuta. Tirese Ripa 1-0 per la Tirese. Benissimo.
Allora, se non hai altre notizie, io ritorno in studio e ci sentiamo a fine partita per il finale, appunto, e per un breve commento, e, oltre che per il finale del girone. Ok, grazie. Perfetto, grazie a te. Ed eccoci a Correggio con il nostro inviato Francesco per Correggese Imolese. Ci senti, Francesco? Sì, mi sento. Il risultato è sempre di 1-0 per la Correggese. Girando le sostituzioni nel secondo tempo, ha fatto gli allenatori e Correggese che presta per raggiungere questa vittoria. Imolese che si difende benissimo e il risultato è sempre chiarato sull'1-0. Siamo circa a metà. A metà primo e secondo tempo? Sì, 26esimo. Perfetto, allora ci risentiamo a fine partita, così mi dai il finale e un breve commento conclusivo. D'accordo, grazie mille. Ciao, ciao. Con qualche aggiornamento che ci viene segnalato dalla regia, una partita di Lega Pro Aversa Savoia 0-2. Salutiamo quindi questa possibile prima vittoria del Savoia che sembra potersi profilare. Per il girone G della Serie D, l'Arzachena conduce una rete a 0 sulla Viterbese. Nel girone A, il Bra è 3-1 adesso sul Vado, il Valdosta e l'Asti, che avevamo lasciato sul 1-1, si sono portate sul 2-2. Invece, per quel che riguarda la partita che sta seguendo Ilaria a Fondi, c'è il vantaggio del Terracina sul Fondi in 10 uomini, Fondi Terracina 2-3. Isola Liri si è portata avanti una rete a 0 con l'Ostia Mare. Mentre ci arrivano anche segnalazioni per il girone E, e la Colligiana è 3-0 col Bastia, probabilmente l'avevamo già dato, mentre invece il Civita Castellana Siena sono sull'1-4, ha segnato ancora la formazione senese, che vi ricordiamo rifondata dopo il fallimento e quindi aver dovuto abbandonare la Serie B, che sarebbe stato il campionato di sua competenza quest'anno. Vi lascio ancora un momento tra breve con la musica, prima di andare ancora in collegamento con i campi. Ci arriva però il risultato del pareggio del Fondi, grande partita sta seguendo la nostra Ilaria, perché si è già vista 6 reti, Fondi 3, Terracina 3, il Fondi ha recuperato il risultato pur essendo rimasto in 10 uomini, un po' di spazio a un musicista italiano di grande bravura, Mario Biondi, e Children's Free.
a child runs free. What a lonely way that was to be. A smile, a song, and nothing in the world seemed wrong except growing old. That first sweet kiss, none of us would ever want to miss. A smile, a touch, how could a first love mean so much? In reveries, now we sit here, holding in our words a count of fears. A smile, a glance, only one of us would take the chance to fall in love again. Siamo adesso in diretta con Olbia Budoni, passiamo alla linea Costantino. Sì, pronto. Allora, qui i nervi della gallura, della serie B, giornalisti, Olbia Budoni, il risultato è stato cambiato dal primo incontro, dal primo collegamento. Ora è in vantaggio l'Olbia per 3-2. È riuscita nell'intento con una doppietta di Oggiano, con due gol di pregio, di bella fattura, dopo aver terminato il primo tempo sul pari 2-2. La partita è passata in vantaggio, nel vantaggio di Uspiti, del Budoni, poi raggiunti dagli ospiti del Budoni, poi sono gli ospiti che passano in vantaggio sul 2-1. La situazione dura fino agli ultimi minuti del primo tempo, quando Oggiano con un gran bel gol riesce a ottenere il pareggio. Lo stesso Oggiano al settimo del secondo tempo porta il vantaggio ai locali, che ora si trovano con risultati di 3-2. Una gran bella partita, nonostante i derby